approccio è stato quello ovviamente di mettere al centro le persone. Ho cercato di dare a ogni persona un nome. Questo proprio per valorizzare anche dal punto di vista estetico, con le luci e nelle varie situazioni, i veri protagonisti. Quello che io ho cercato di fare a livello contenutistico è quello di rappresentare non solo i viaggiatori, non solo le persone che quotidianamente usano e useranno la metropolitana, ma anche di fargli immaginare un orizzonte che va un po' oltre il quotidiano, in qualche modo creare degli squarci di sogno che buchino le pareti.